Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Padova, che conserva importanti collezioni di rocce e fossili. Il nucleo principale di queste collezioni risale al 1733, nucleo che poi è stato arricchito nel corso dei secoli da varie donazioni e da importanti contributi anche di studiosi e scienziati. Questi fossili sono molto importanti per la ricerca e lo studio e ci danno informazioni, ad esempio, sui cambiamenti climatici oggi in corso. I fossili, una volta estratti dalla roccia, vengono poi portati in museo, ma una volta portati in museo subiscono anche dei deterioramenti dovuti a un clima diverso, a una temperatura diversa, a un'umidità diversa di quella che trovavano all'interno delle rocce che li contenevano. Ecco quindi che bisogna fare importanti interventi di restauro per poterli conservare anche per le generazioni future. Io, quando sono venuta qui da piccola, accompagnata dalla mia insegnante in visita al museo, mi sono entusiasmata di queste collezioni, tant'è che i ricordi che avevo nella mia memoria sono stati la sala delle palme e la tigre con i denti a sciabola. E ho deciso che da grande sarei venuta a lavorare qui. E infatti poi sono riuscita a raggiungere il mio obiettivo. Ma per conservare questo ricco patrimonio abbiamo bisogno del contributo di tutti, dell'aiuto di tutti per salvaguardare queste ricche collezioni.